con noi Mario Fedeli, presidente Lions Club Novara Ticino, in questo anno davvero importante per voi Lions perché è il centenario. E proprio per dare lustro a questo importantissimo evento avete organizzato una mostra stupenda, 100 quadri per 100 anni. Mario, a lei la parola. Grazie, sono Mario Fedeli, sono il presidente per quest'anno del Lions Club Novara Ticino e abbiamo inteso con questa mostra celebrare da una parte quello che sono i nostri 100 anni e con la cultura crediamo che sia il modo migliore per veicolare un messaggio di valorizzazione dell'ambiente della nostra città. Dall'altro perché questa è una mostra benefica in cui i proventi della vendita di quadri andranno a finanziare un progetto di finanziamento delle quelle che sono le principali mense del povero della nostra città, quella dei lati di Frati Cappuccini, di Sant'Egidio, del Sacro Cuore e supermercato della Caritas che ci affianca in questa importante operazione. E proprio quest'anno infatti i Lions in occasione del centenario contano di valorizzare attraverso 4 aree, l'area della fame, l'area dell'ambiente, l'area dei giovani e l'area della vista. E proprio attraverso la fame e l'ambiente noi abbiamo inteso lavorare attraverso questa mostra. Sicuramente Mario, i Lions sempre impegnati e sempre in prima fila per il benessere degli altri, per il bene per la nostra città e il territorio. Ricordiamo le tante iniziative dedicate a chi è più sfortunato, alle associazioni per i bambini, handicappati, a tante tante iniziative che i Lions hanno seguito negli anni. Ma in questo momento proprio la mostra è volta a valorizzare l'arte, quest'arte moderna di autori contemporanei, mi dicevi. Esatto, sono 117 opere, una delle quali è un'opera, una rappresentazione su vetro di quella che è la parete gaudenziana che ci era stata donata da Monsignor Vescovo Brambilla nell'anno del nostro trentennale, 3 anni fa, e poi sono le opere di, appunto, ci sono 58 artisti, principalmente di Novara, ma anche di Vercelli, ricordiamo che noi facciamo parte di una zona che comprende anche Vercelli, e quindi abbiamo voluto valorizzare la nostra zona, ma soprattutto la nostra città. Il nostro motto dei Lions, e il mio personale, che ho voluto mantenere quest'anno senza cambiarlo, è We Serve, perché noi, la nostra ottica è quella di servizio, di porci un'ottica di servizio rispetto alla nostra civiltà, alla nostra città e rispetto agli altri soprattutto. Mario, ed è questa la nostra. Velocemente dove siamo? Siamo all'Arengo del Broletto? Siamo all'Arengo del Broletto e dobbiamo dire grazie per questo alla nostra amministrazione comunale che ci ha affiancato sia la precedente sia l'attuale che ci ha affiancato in tutto per tutto nell'allestimento della mostra e siamo e saremo qui fino al 15 quando la mostra il giorno in cui la mostra si chiuderà. Questa sera alle 18 ci sarà l'inaugurazione a cui farà poi seguito la vendita benefica dei quadri.